Siamo tornati, le notizie del nostro TG Architettura e ripartiamo subito dalla capitale francese. Andiamo a Parigi anche perché bisognerà aspettare un po' di tempo ancora, ma comunque noi facciamo crescere l'attesa, la suspense, perché è utile, perché serviranno ancora 3 anni di lavori per restituire a questa fantastica città la piena efficienza di Les Halles, cominciati nel 2010. Procedono infatti i lavori per la realizzazione della canopée, la copertura progettata da Patrick Berger e Jacques Anciuti, che ha comportato un investimento corposo di oltre 800 milioni di euro. La nuova copertura sostituirà i padiglioni Villerval e ospiterà anche 2 corpi di fabbrica laterali e un patio centrale, gettanti entrambi sul ventre del forum. Le 2 strutture accoglieranno un conservatorio, una biblioteca e numerosi negozi. E tu che ami la Francia devi andarci. Devo andare, anche perché rimaniamo adesso in Francia per parlare non solo di negozi, che sono sicuramente bellissimi, ma quando si parla di Parigi si parla soprattutto di musei, di gallerie, di belle arti. E quando i progetti riguardano degli edifici famosi, ovviamente i lavori si portano dietro uno strascico di polemiche. Quello che riguarda infatti il Museo Picasso di Parigi, uno dei musei più belli della città, che ha riaperto in ritardo, dovrebbe anzi riaprire proprio in questi giorni, dopo che è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che sono costati oltre 50 milioni di euro e che hanno cercato di dare un volto moderno e arricchito all'Hotel Salé, lo stabile che ospita da sempre il museo, il cui spazio espositivo è stato quasi raddoppiato, passando da 2.300 a 3.800 metri quadri. È stato ristrutturato anche il giardino che è adiacente al museo e che quindi fa parte integrante proprio del percorso espositivo. Restiamo a Parigi, facciamo però un passaggio, andiamo dal centro della città in periferia. 2 mastodontici volumi in acciaio e calcestruzzo che si estendono da nord a sud lungo la riva del fiume, sono collegati da un ponte in acciaio che finge da connessione e da snodo per la logistica interna. Una sorta, insomma, di piccola città che, progettata da Jean Nouvel, prenderà forma entro il 2016, ridisegnando quelli che sono gli enormi spazi industriali dell'Île de Seguin. Siamo alla periferia, come vi raccontavo, della città di Parigi. Si chiamerà R4, il cuore del progetto, un centro espositivo il cui nome richiama, questo è il senso di questo nome, la fabbrica della Renault che si trova proprio sull'isola. E mi ricordo infatti l'R4 proprio della Renault. E oggi restiamo in Francia, restiamo a Parigi, per parlare di un altro bellissimo monumento, bellissimo edificio, che è il Centre Pompidou, che è stato firmato da Renzo Piano e quindi è diventato famosissimo nella città e rimane famosissimo proprio perché ha lasciato di nuovo traccia di sé nella città, firmando quindi la progettazione della nuova sede della Fondation Jérôme Sédopaté, che è un'istituzione privata e che ha tra le sue funzioni la conservazione dell'archivio e della casa di produzione Pathé e in generale la promozione e la divulgazione del cinema e della sua storia. La nuova sede è al centro di un isolato del 13° arrondissement, dove prima c'era un vecchio edificio teatrale, è una struttura che è a dir poco avveniristica.